Guardate, credevo che fosse una bufala, invece pare proprio di no. Le parole di Massimiliano Allegri alla carta stampata da alcuni giornali, quindi scritti non a TV, rilasciate ieri, dopo quelle che erano state le dichiarazioni in cui aveva raccontato il suo rifiuto al Real Madrid, sono evidentemente vere, cioè sono parole veramente dette da Allegri. Sto parlando delle parole di Allegri su Higuaín e su Dybala in particolar modo. Le commento qui insieme a voi. Allegri ha detto, tra le varie cose, Szczęsny sarà il portiere titolare, lo ha detto anche a Sky Calciomercato l'originale l'altra sera, anzi a Tiki Taka, chiedo scusa, l'altra sera. Poi ha detto Mandzukic farà l'attaccante, farà la punta, non farà più l'ala nella prossima stagione, quindi Mandzukic resta. Se parte Higuaín, serve una punta, quindi Morata e Martial scordateveli. Su Higuaín che cosa ha detto? Ha detto la Juve non cede giocatori che non vogliono andare via, che non chiedono la cessione, ma per Higuaín vedremo dopo il Mondiale. E poi è venuto fuori ieri a Sky Calciomercato l'originale, Di Marzio ha detto che tra Higuaín e la Juventus si è rotto qualcosa. Non si sa se tra Higuaín e la società o tra Higuaín e l'allenatore. E poi le dichiarazioni di Allegri vanno a confermare questo, cioè non ha detto Higuaín resta, ha detto per Higuaín vediamo dopo il mondiale, se se ne va prendiamo una punta, quindi viene Icardi ragazzi, cioè basta, l'abbiamo detto da tempo, viene Icardi, la Juve prenderà Mauro Icardi e venderà Higuaín. Perché venderà Higuaín? Forse per una questione di bilancio, anche questo l'abbiamo già detto, perché quando l'hanno acquistato non si sono resi conto che sarebbe stato molto difficile poi non fare minusvalenza. Se Higuaín non va via adesso faremo sicuramente minusvalenza l'anno prossimo, perché l'anno prossimo non potremo cedere ad una cifra tale da fare comunque un po' di plusvalenza. Vendendolo adesso sui 55-60 milioni ci facciamo plusvalenza e quindi Higuaín sarà ceduto. Ma perché Higuaín deve essere ceduto? Perché io ve l'avevo detto prima di tanti altri, perché ho fatto un video subito dopo la finale di Coppa Italia, ricorderete, che è stato anche molto visto, proprio perché c'era l'interesse verso la notizia e c'era la notizia in cui vi mostravo, vi raccontavo come Higuaín non avesse minimamente festeggiato la vittoria della Coppa Italia. Ed era una partita nella quale lui aveva giocato tipo 7 minuti, 8 minuti, quindi si era sentito estraniato, escluso, emarginato da quella partita e non l'aveva presa bene, non aveva festeggiato il trofeo né fisicamente né sui social. Qualcosa si è rotto tra Higuaín e Allegri, evidentemente. Potrebbe essere stato l'impiego tattico di Higuaín, centrocampista, regista d'attacco, ma fondamentalmente più impegnato sulla tre quarti che non dentro l'area di rigore. E questo ha portato come frutto poi i pochi gol di Higuaín quest'anno, pesantissimi, tutti pesantissimi, ma pochi. E allora che Juve è una Juve in cui ogni santo anno c'è un big che se ne vuole andare e ci teniamo i Mandzukic a fare gli attaccanti e vendiamo i campioni? Questa è la mia opinione. Tra l'altro, sostituire Higuaín con Icardi non la trovo assolutamente una cosa intelligente, l'ho già detto, ma lasciamo perdere Icardi perché adesso dobbiamo parlare di Dybala. Perché molto più gravi sono le parole di Allegri su Dybala rispetto a quelle su Higuaín, perché su Higuaín ci ha soltanto fondamentalmente detto che cosa succederà. Su Dybala invece ha detto qualcosa di più. Ha detto Dybala non è come Higuaín, non dobbiamo aspettare il mondiale, Dybala resterà. Vuole fare un'altra grande stagione alla Juventus per poi andare in una grande squadra. Guardate, ho l'orticaria a dire queste cose. Cioè Allegri ha detto, Dybala rimarrà alla Juve per poi andare in una grande squadra. Ma scusate, ma tu chi sei? L'allenatore dell'Atalanta? Con tutto il rispetto per l'allenatore dell'Atalanta, che è una società venditrice, che i giovani appena si mettono in luce li vende. E noi che cosa siamo? Una società venditrice come l'Atalanta? Evidentemente sì. Che cos'è una grande squadra, caro Max? Questa è una grande squadra. Poi sentiamo che Griezmann resta all'Atletico Madrid. Ora potete dire tutte le cazzate che volete. Non perché quello che dite sono cazzate, dico in generale, si possono dire tutte le cazzate che si vogliono dire. Si può interpretare la cosa in mille modi, ma se Griezmann resta all'Atletico Madrid, forse è anche perché l'Atletico Madrid è riuscito a trattenere Griezmann da un punto di vista economico. Perché l'Atletico Madrid, dall'alto delle sue zero Champions in tutti questi anni, come noi, è riuscita a fare la grande squadra. Quello che evidentemente non faremo noi, e Allegri già lo sa.
Le grandi squadre sono altre: Bayern, Barcellona e Real Madrid. Le ha dette lui. Ha detto anche dove andrà Dybala. Io sono veramente esterrefatto da questa cosa. Non so veramente cos'altro dire. Praticamente sappiamo già che Dybala sarà un altro anno alla Juve e poi probabilmente andrà via. E non perché vuole andare via lui, ma perché ce lo vuole mandare l'allenatore. Perché ce lo vuole mandare la dirigenza sapendo che comunque Dybala deve andare in una grande squadra e che noi non siamo una grande squadra. Ma però, sicuramente faremo tantissima plusvalenza per Dybala, lo venderemo a cifre folli, ci rifaremo la squadra sotto altri aspetti. Ma perché? Perché i campioni non possono restare alla Juventus? Cominciamo a chiederci questo, quando poi magari pensiamo di andare a comprare Milinkovic-Savic. Che Milinkovic-Savic, se tanto vi dà tanto, dopo tre stagioni alla Juve andrà in una grande squadra. Che non siamo noi. Non lo so, veramente mi disturbano queste cose, però come sempre vi porto quello che penso, senza filtri, perché non credo che sia il caso. Lasciatemi i vostri commenti su queste dichiarazioni di Massimiliano Allegri, come la vedete, come andrà a finire adesso e il prossimo mercato. Aspetto i vostri commenti. Mettete like al video se vi è piaciuto, iscrivetevi se vi va attivate la campanella delle notifiche, se non vi va non fa niente. Se vi va seguitemi sui social, linkati tutti nella descrizione qui sotto al video. A presto e sempre Forza Juve.